2-9 nel terzo quarto, che ha tagliato le gambe a Brescia, da ex giocatore. Qual è la sensazione? Più felicità per appunto la vittoria con Andorra, più piacere per vedere comunque la tua ex squadra che si è ripresa nel terzo quarto, soprattutto per la... È una bella domanda, cioè, nel senso, è chiaro che adesso gioco con Andorra, quindi veramente sono felice, però quello che è stato, sono stati i primi anni passati, non si cancellano, non si cancelleranno mai. C'è poco da dire, perché nel senso, descrivere quello che è successo nel riscaldamento è difficile. Sono state emozioni vere, forti, la lacrima agli occhi e poi... Poi dopo ho cercato di giocare, non era facile perché era una partita che sentivo tanto, è normale che fosse così per tanti motivi, per la gente, per Graziano, Matteo, Mauro, Brian, David, tutto. Quindi era veramente una partita speciale. Ieri sei un inno qua a Brescia, è stato un grandissimo ricordo, un grandissimo segno, anche Andorra però quella tripla, anche prima comunque contro il Real Madrid, stai lasciando l'impronta, stai lasciando il segno, cosa ti aspetti in futuro appunto nel Principato e per la tua lo shock, non so se definirlo così, di questa partita, uno shock che è arrivato, una doccia gelata se vogliamo, all'inizio del terzo quarto. È veramente non era una bella Brescia, non era mai capitata una cosa così, nemmeno nel primo tempo, però ed non è stata neanche una bella Andorra, sicuramente Andorra, la sorella della squadra magnifica che viene campionato spagnolo, era una sfida che voleva fare di partire da zero, Real Madrid è un campionato spagnolo che è molto quotato, già sotto però riusciva a chiudere sfida appunto di partire da zero, tutta un'altra storia e dice un flop clamoroso in condizioni.